comprendere il presente e dare forma al domani è lo slogan e l'obiettivo degli incontri, ciascuno dedicato ad un tema diverso, di Ne parliamo di venerdì, un ciclo di webinar promosso dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione che nel mese di dicembre prevede 3 appuntamenti, il 4, l'11 e il 18, per poi riprendere a gennaio dopo le feste di Natale. Le conferenze potranno essere seguite attraverso la piattaforma Google Meet. Il sottosegretario, ha fatto una sorta di appello agli intellettuali per creare una sorta di vaccino intellettuale anche alla pandemia, e questa è un po' la nostra risposta. Ne parliamo considerando che il Covid, immaginando o interpretando il Covid come una sorta di apocalisse, ma in senso letterale, cioè di rivelazione di processi che erano già in corso in precedenza e che ovviamente si sono amplificati con la situazione particolare in cui viviamo. Come detto, si parte domani con il primo seminario Teatri e Auditorium, ripensare la pratica e la funzione delle arti collettive. Per questa occasione ho pensato di invitare un collega dell'Università di Pavia, che è uno dei massimi esperti italiani di teatro sociale, vive da vicino, osservatore di una esperienza di rifunzionalizzazione in qualche modo delle arti collettive, e insieme a lui una regista e autrice, Loredana Scaramella, collaboratrice di, ahimè, il compianto Gigi Proietti, e infine Margherita Di Marco dell'Associazione Culturale dei Merli Bianchi, che opera da Giulianova su gran parte del territorio abruzzese, proprio perché forse questa situazione per le arti collettive vorrà dire recuperare il locale. Il ciclo è suddiviso in 2 gruppi. Il primo si intitola Le cose di prima, le cose di dopo. Il secondo prende il nome di Società, media e potere nell'era digitale ed amplia lo sguardo oltre l'emergenza sanitaria per mettere a fuoco pratiche e fenomeni. Nidesh ha scritto un libro molto interessante, non su Trump dal punto di vista politico, ma dal punto di vista della comunicazione politica, dal punto di vista delle dinamiche mimetiche. Il progetto di Nidesh Lowdo riguarda appunto la teoria mimetica ed è interessante appunto questa analisi, perché ci mostra come appunto la comunicazione politica di Trump faccia affidamento a quello che possiamo chiamare l'inconscio mimetico, cioè una pulsione che tutti noi abbiamo e che molto spesso non ci è cosciente, non ci è presente, a imitare, a assumere dei modelli di riferimento.